Un altro tema di grande interesse in questo momento è anche il destino di tutti i debiti tributari vecchi. Cosa succede delle rateizzazioni in corso per i debiti vecchi? Rateizzazioni fatte con Agenzia delle Entrate o con Agenzia delle Entrate Riscossione? Allora, la norma del Cura Italia interviene molto curiosamente facendo una chiarissima biforcazione tra i debiti in essere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di debiti in essere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Tutto quello che tu stai pagando a rate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non è sospeso. Tutto quello che invece tu stai pagando a rate con Agenzia delle Entrate Riscossione è sospeso. Ed è sospeso fino al 31 di maggio. Quindi tutte le rate dovute fino al 31 maggio sono sospese e dovranno però essere pagate quando? Entro il 30 giugno. Quindi ci danno sostanzialmente un paio di mesi di respiro. Non finirà qui, usciranno altre norme, probabilmente ci saranno ulteriori allungamenti, ma per il momento questa è la norma. Non si paga niente fino al 31 maggio, tutte le rate del periodo si pagano il 30 giugno. Nessuna agevolazione invece per chi sta rateizzando avvisi bonari con l'Agenzia delle Entrate, per chi sta rateizzando accertamenti con adesione con l'Agenzia delle Entrate e ancora mediazioni, conciliazioni, definizione delle liti pendenti. Tutti i pagamenti fatti su F24, su atti fatti dall'Agenzia delle Entrate non sono sospesi. Allora, vorrei fare un piccolo commento su questo perché credo che questa differenza di trattamento tra chi ha un debito verso un soggetto, chi ha un debito verso un altro soggetto, non trovi la minima giustificazione. In realtà, quelli che stanno rateizzando con l'Agenzia delle Entrate sono proprio quei soggetti che non hanno aspettato l'ultimo momento per pagare. Ricevuto l'avviso bonario, hanno deciso di pagare. Non hanno aspettato che arrivasse la cartella. Ricevuto l'accertamento, hanno deciso di aderire. Non hanno aspettato che l'accertamento venisse affidato all'Agenzia delle Entrate Riscossione. Ed oggi la legge ci dice che questi soggetti che sono stati più celeri nei pagamenti, proprio quelli non meritano di avere un rinvio. E non c'è nessuna ragione logica perché debba essere così. Quindi confidiamo che il nostro legislatore si ravveda, elimini questa evidente ingiustizia di trattamento nei confronti di soggetti che si trovano in situazioni molto simili e vediamo poi che cosa succede. Viviamo in un paese veramente strano, che quotidianamente fa della lotta all'evasione fiscale una bandiera, ma poi alla fin fine, quando legifera, fa passare il concetto che a pagare le tasse c'è sempre tempo e favorisce chi le ha pagate più in ritardo degli altri.